Ricordiamo il dato che sono 50 milioni di italiani a rischio ludopatia. Vedremo poi nel corso della trasmissione di cosa si tratta nel dettaglio e che cos'è questa patologia. Intanto a Cesare Lanza vorrei chiedere questo: quando però le casse dello Stato cominciano ad essere senza soldi, si apre una lotteria? Comunque, storicamente, in ogni epoca del mondo, in ogni paese, lo Stato si inventa una bella lotteria popolare di pochi soldi per poter incassare. Però consentimi di dire che la parola ludopatia mi fa venire l'orticaria. Le cifre date dai proibizionisti o da chi specula su questa presunta malattia del gioco sono false. E poi assolutamente non è vero che se si è in crisi il gioco da parte di chi ha bisogno aumenti. Tant'è vero che non è Napoli, come ho detto prima, la capitale del gioco, è Milano e altre città del nord. Infatti vedremo poi la geografia del gioco qual è. Intanto, Sandra Cecchi, tu hai realizzato per il TG2 un dossier di cui poi vedremo degli estratti, e ti ringraziamo anche di averceli forniti, dal titolo Condannati a perdere. Tu sei partita da Pavia, perché per fare questo racconto? Sono partita da Pavia perché Pavia è considerata un po' la Las Vegas italiano, cioè ossia la città in cui c'è il più alto numero di macchinette, slot, videologiche, eccetera, rispetto al numero di abitanti, cioè ce ne sono veramente ovunque. E sono partita da lì e da lì ho iniziato questo percorso che poi è simile in molte altre città, in tutte le città d'Italia purtroppo, dove ho visto un'umanità costituita poi, io sto parlando di videolotteri, cioè del gioco d'azzardo a portata di mano, quello che trovi sotto casa, quello che trovi nella latteria, quello che trovi nel negozio di alimentari. Quindi ho trovato persone di un ceto sociale medio basso, e quindi casalinghe, disoccupati, operai, che erano perfettamente coscienti che alla fine avrebbero perduto. Cioè condannati a perdere perché erano perfettamente coscienti che avrebbero perso, chi più o meno soldi, Bruscolino, ma non solo soldi, avrebbero perso case, avrebbero perso lavoro e soprattutto gli affetti. Ora poi tu sei partito da Pavia, in realtà come accennavamo la geografia ci parla di Napoli, dove solo una settimana fa si è consumata l'operazione che ha tolto appunto 57 del clan dei casalesi, ma anche Roma, certo. Quindi un po' la geografia è ovunque. Da contrastare a questa visione, quindi Condannati a perdere, c'è comunque il titolo del tuo libro che farà molto discutere, che è L'elogio del gioco d'azzardo. Sì, ma è un discorso, non è, è una parolona, quindi lo dico per semplificare, filosofico, e rispetto delle regole, e cioè il ragionamento è molto semplice: esiste uno Stato, a volte sembra di no, ma comunque esiste o dovrebbe esistere. Esistono delle leggi? Bene, nel rispetto delle leggi nessuno mi può proibire nulla a qualsiasi livello. Nel rispetto delle leggi, sottolineo, ci sono delle polizie che dovrebbero vigilare sulla diffusione di questo fenomeno nei bar, eccetera. All'estero, diciamo precisamente Francia, Austria, Inghilterra, esistono delle polizie specializzate in questo senso. Non è un problema mio quello di vigilare, il mio problema esistenziale per tutto è quello di essere libero di scegliere quello che voglio fare della mia vita nel rispetto delle leggi. Tutto qui. Vogliamo vedere insieme un filmato che ci racconta le slot, quelle legali e quelle illegali. Prima però vorrei chiederti una cosa, Cesare, quando tu ad esempio addirittura dici andrebbe insegnato all'asilo, esattamente, a giocare, perché? Velocemente poi vediamo questo. Velocissimamente, perché il gioco in sostanza insegna a saper vincere e a saper perdere, che sono le qualità primarie nella vita per raggiungere il nostro equilibrio. Quindi anche quel ragazzo, io credo che si sarebbe, con tutta la solidarietà, si sarebbe tolto la vita o avrebbe vissuto in maniera disperata se non ha imparato, e se poi vivendo non imparasse, come tanti altri, a saper perdere, a dare un valore. Onestamente possiamo saperlo fino a un certo punto, possiamo ipotizzare però molte cose. Intanto guardiamo il filmato, slot legali e non, e vediamo poi alla fine chi è sempre a vincere o a perdere. Alla periferia di Livorno entriamo nella sala giochi del presidente della SAMAR, l'associazione di categoria che riunisce le aziende del settore.
Siamo venuti qui per capire come funziona la rete dei monopoli di Stato alla quale, per legge, devono essere collegate tutte le slot machine legali, quelle a prova di falsificazione. Le macchine hanno questa scatola, sono tutte collegate a questa scatola, e vengono monitorate al concessionario di rete. Se io dovessi staccare con investigati, loro mi mandano un messaggio, dopodiché mi bloccano la macchina. Quindi, e sanno che questa macchina qui, in questo locale, che è geometrico. Vediamo che c'è qua. Sanno dove sta trovando questa macchina. Quindi io biscottini. Qualsiasi problema. Vediamo che c'è lì. Io vorrei avere dopo due minuti qui. Oh, questa cosa qua. Con marmellata. Comunque addetto al controllo a chiedermi come mai la macchina è staccata. Io, come operatore, per installare una macchina legale in un locale pubblico ho bisogno di 20 giorni perché mi devono fare le cosiddette lastre. Un operatore illegale non ha bisogno di niente di tutto questo, prende l'apparecchio, lo porta nel locale e comincia a raccogliere in maniera fraudolenta. Ma come fa? Come fa? Perché sono apparecchi completamente scollegati dalla rete, completamente. Il problema è che lo Stato non sa dove sono questi apparecchi, a differenza di questi. Siamo al Vomero, il quartiere di Napoli storicamente controllato dal clan camorristico degli Alfano. Attraversiamo il famoso mercato insieme ad un informatore con il quale entriamo in una sala slot. Queste macchinette non sono legali, sono tutte quelle che vedi, saranno una cinquantina di macchinette, tre sono legali e il resto sono caso scarte. Loro le aprono queste macchinette e liberano la giocata. Questo dopo l'8 di sera, il giorno e pomeriggio. Quanto guadagnano al giorno? Ma è possibile fare una stima? Una stima potrebbe essere una media di 200.000 euro al giorno. 900.000? Ed era un estratto del dossier di cui parlavamo prima, condannati a perdere, della collega Sandra Cecchi. Sandra, poi ci sono le videolottere, il bancomat della criminalità organizzata, no? Sì, chiamato così perché, diciamo, le videolottere sono state istituite perché considerate più sicure, ossia perché non hanno la possibilità di modificare il software, come invece avviene facilmente con le slot, come dimostrano anche inchieste recenti. Solo che in questo meccanismo sono diventate un pericoloso strumento in mano alla criminalità organizzata, perché mentre in teoria si possono inserire soltanto 10 euro, in realtà invece noi l'abbiamo dimostrato, cioè se ne possono inserire 50 e addirittura 500. Poi cosa succede? Tu spingi il bottone incasso e viene un tagliando per il valore equivalente, che è un attestato di soldi puliti, e questo è un problema molto serio che la Direzione Nazionale Antimafia ha segnalato ai monopoli di Stato, perché queste macchinette vanno in qualche modo. Quindi un metodo per ripulire il denaro sporco. Sì. Cesare Lanza, hai fatto già accenno al discorso del tuo punto di vista, cioè contro un proibizionismo forzato e contro una libertà che comunque deve essere regolamentata dalle leggi. Dopodiché ci sono i controlli e rispetto ad esempio a Francia e Inghilterra, qual è la situazione che viviamo in Italia per quanto riguarda i controlli? Poi Sandra, vorrò chiederlo anche a te per paragonarlo col tuo mondo. Esattamente per rispetto a come funzionano le cose oggi in Italia nel rapporto legge, controllo, giustizia, eccetera. Quello è il problema, perché il ragionamento è semplice, c'è lo Stato, ci sono le leggi, le rispettiamo, ma non mi devi proibire tu Stato nulla, questa è la parte filosofica. Già noi veniamo al mondo non per nostra scelta, durante la vita, io aggiungo la fine della vita, ma non è questo il tema, possiamo scegliere che cosa fare del nostro destino. Poi il ragionamento pratico invece è che proibendo si favorisce, non si combatte il gioco, questo demonio della società, si favorisce la criminalità, perché il gioco esiste da sempre e là dove è vietato la criminalità prospera. Ma le concessioni sono facili? Sono troppo facili? Secondo me è troppo facile, un punto su cui intervenire, è stato chiesto da autorevoli fonti. Il mio parere, questo è uno dei punti, cercate di dare
le concessioni a persone serie, perché aveva ragione il signore prima, noi abbiamo le macchinette legali, ma ce ne sono infinite illegali, vigilate su quelle e lasciate vivere le altre. Concordi su questo? No, il problema è, allora, anzitutto io non credo che qua si parli di proibizionismo assolutamente, nessuno vuole proibire niente. Bene. No, qui si tratta di regolare, poi magari lo possiamo affrontare un attimo dopo. Il problema dei controlli, come diceva anche appunto il presidente della SAPAR, è molto grave perché le macchinette vanno controllate una ad una. Quindi questo significa un impiego una volta le macchinette di uomini, erano quelle del caffè per macinarle. Non c'è, e quindi in questo anche prospera poi la criminalità organizzata. Sospendiamo un momento questo discorso per ricollegarci di nuovo con Lucia Loffredo a Napoli. Lucia? Allora sì, io sono sempre qui con la dottoressa e con Patrizio. Dottoressa, quanto nel gioco, diciamo per i napoletani, ma per tutti quanti, può essere importante sia il sogno che la smorfia, che è una cosa caratteristica dell'uomo? Ma la smorfia significa Morfeo, viene da Morfeo, che è il dio del sonno. Quindi questo libro magico con tutti i numeri che traducono la realtà sognata in numeri giocabili, quindi che possono vincere, è il collegamento con un dio greco, come dicevamo prima, il filo è sempre quello. Ma secondo lei può essere un incentivo al gioco il fatto di avere nella città questo tipo di tradizione? Sicuramente, io credo, non ho le cifre, ma credo che i napoletani giochino tantissimo, giochino anche troppo, e questa cosa diventa pericolosa, perché mentre in passato era essere assistiti, significava, assistito tra virgolette, significava quasi essere uno sciamano, cioè uno che riesce ad avere i numeri per la vincita, i numeri per portare a casa tanti soldi, adesso è una cosa devastante. Patrizio, tu che cosa pensi del gioco? Come lo vivi? Secondo te può essere un problema per la città di Napoli, per il paese? Per il mondo, perché il gioco prospera sulla disperazione, per cui ci si attacca alla speranza che è l'ultima a morire. Poi c'è questa consapevolezza che noi abbiamo ormai assopiti ma dei sesti sensi, per cui il fatto di sentirci che il sogno ci ha suggerito pure cammini e vedi dei segnali, quattro mattonelle, cioè chi gioca si attacca a tutto. A qualsiasi cosa. Nei casi noi c'è. Io trovo che sia una cosa vergognosa, e anche il fatto, so che servono i soldi per le tasse eccetera, ma che sia autorizzato dallo Stato, una risorsa economica dello Stato, porta a vedere delle immagini pietose. Io la mattina quando vado a comprare il giornale, cose, vedo già alle 7 di mattina molte donne, poi sono disperate con questa testa alzata che ogni 10 minuti aspettano i numeri, mi viene una malinconia che dico, insomma, secondo me è un percorso da interrompere. Bene, Chiara, io ti restituisco la linea. Sì, un momento, prima di restituirci la linea, c'è Cesare Lanza che vorrebbe intervenire nel collegamento. Sì. Prego, Cesare. Io vorrei dire, con tutto il rispetto, massimo rispetto per gli ospiti intervistati a Napoli, che mi dispiace che una città colta, nobile, che lotta contro la criminalità, che cerca di modernizzarsi, ancora venga proposta con la città del convento, dei gambetti, dei sogni. Il gioco esiste da sempre, oserei dire che è un diritto, scandalizzando chi ci segue, ma è un diritto comunque, è un'esigenza inestinguibile, e poi soprattutto, come dimostrato dovunque, dovunque, se il gioco subisce restrizioni o proibizioni, la criminalità non è svantaggiata, trova un terreno ancora più fertile. E allora torniamo ad approfondirlo questo discorso, grazie a Lucia e ai suoi ospiti per il momento, ci mettiamo in collegamento più tardi e noi affrontiamo adesso un altro aspetto ancora, perché come vediamo ci sono varie declinazioni anche della realtà che ci circonda evidentemente, e un altro aspetto ancora del gioco e dei suoi rischi è quello del gioco online, che proprio perché rischia di non avere controlli e quindi di essere alla mercé di tutti, causa molto spesso i guai maggiori, e così stanno a cercare. Esatto, tra tutti, diciamo, il gioco online è quello che negli ultimi mesi ha avuto la crescita maggiore. Questo è preoccupante perché sfugge, il gioco online è il più etereo, quindi sfugge a qualsiasi controllo, perché basta creare un sito all'estero e quel flusso di denaro sparisce. Per i singoli che hanno poi molta difficoltà a capire se vengono fregati o meno, e soprattutto sempre per
la criminalità organizzata che può mandare all'estero, riciclare una marea infinita di soldi. Quindi non è proibizionismo assolutamente quello che ci preoccupa. Ma controllo, la tua posizione è questa. Sì. Allora, sempre una cosa, aspetta, no, Cesare Lanza, un attimo, voglio affrontare anche un altro discorso, se mi permetti. Ma è quello... Ora lo decliniamo tra un momento, però la cosa che mi interessa è anche capire a livello sociale, ad esempio, perché il bingo qui non attecchisce. Cosa c'è? Il bingo non è altro che la tombola, e quindi gli italiani che giocano la tombola da centinaia di anni non sono rimasti particolarmente scontri. Quindi da cosa sono attratti gli italiani? Beh, ci sono i giochi da casinò e poi il fenomeno importante su cui vorrei dire la mia opinione, questo delle slot, anche per far capire cosa dico quando no al proibizionismo. E quando si dice, come tu giustamente hai detto, si fa fatica a far capire o a capire. Divulghiamo. Il gioco online è, voglio dire, consigliabile, divertente, sicuro se l'interlocutore, il sito interlocutore, è autorizzato dallo Stato, esistono, basta informarsi. Se invece si cade nelle grinfie di misteriosi casinò online, questi non assicurano la sicurezza delle probabilità di vincita. Ma poi è successo molte volte, clonano la carta di credito necessaria, oppure se vinci non ti pagano. Allora adesso guardiamo insieme, per tornare ad argomentare su queste discussioni che stiamo facendo adesso, guardiamo insieme questo filmato che abbiamo girato e realizzato a Bolzano, vediamo. Klaus Ladinzer è il vice sindaco di Bolzano, da tempo ha ingaggiato una guerra contro il dilagare delle slot machine. Nel capoluogo dell'Alto Adige, infatti, quasi tutti i bar hanno uno spazio riservato ai giocatori, un pericolo soprattutto per i più giovani e gli anziani, secondo il vice sindaco, che ha deciso di vietare le slot nei bar che si trovano vicino alle scuole, agli ospedali e alle fermate degli autobus. Proprio il fatto del degrado sociale ci ha colpito di più, per dire la verità, perché lì si è proprio verificato che nei bar che abbiamo nella città, nella sette urbana di Bolzano, abbiamo notato che tanta gente già la mattina comincia a giocare fino a tardi sera. E colpisce tanti pensionati, colpisce anche persone di metà età, e poi si è andato anche a fondo per vedere cosa veramente succede. Vengono giocate quasi 2 milioni euro al giorno, no? Nella provincia. E allora si vede che c'è un certo attivo verso il gioco, non è solo per le videoslot, è anche per tutti gli altri. Le altre opportunità che esistono. Ma rimuovere le macchinette dal territorio, ossia spengerle, è impresa assai complicata. No, li spendono qua, li spendono qui fuori, c'è un tabacchino a 10 metri, c'è una sala gioco a 10 metri, c'è un'altra a 10 metri. Allora, noi praticamente sotto questo solaio dove siamo ora abbiamo una sala giochi con 70 macchinette e al di fuori di questa porta che siamo in stazione autocorriere abbiamo una sala giochi di fronte alla biglietteria SAD. Allora io mi pongo la domanda: se sono sensibile io, come non può essere sensibile questo? A voi la risposta. E in uscita da questo collegamento e da questo servizio vorrei affrontare anche un altro tema, che è quello della geografia studiata dei posti in cui poi si può giocare. Che cos'è la geografia studiata? Questo credo che sia proprio il punto cruciale, perché nessuno ha niente contro le slot machine, contro i casinò, contro le sale slot che sono create appositamente per ospitare queste macchinette. La geografia però e la dislocazione è diventata super invasiva. C'è un esempio pratico. Nelle latterie, si trovano nelle lavanderie a gettone e in tutte le regioni d'Italia, è così più o meno. Quindi c'è una tale offerta di queste macchinette mangiasoldi che poi diventa quasi inevitabile che molte persone ci restino. Io col cavolo che faccio mangiare i miei soldi. Rapidamente ci puoi raccontare che cos'è l'economia del gioco? Ecco, questo è un punto, tu hai detto cruciale, io direi crucialissimo, perché prima volevo dire, lo ricordo di San Passano, argomento già trattato, quanti sono i suicidi in Italia negli ultimi 2 anni perché i poveretti non hanno avuto credito nelle banche oppure non riescono a pagare le tasse? Questo sarebbe il punto principale.
Comunque, per l'economia, allora vogliamo prenderceli in questa disastrosa crisi generale italiana, non solo italiana, con il settore del gioco dove c'è un giro, non chiamiamolo di affari, di gioco, di puntate. Sì, andiamo sulla domanda, però, perché siamo... E questa, ecco. L'economia, 87 miliardi, di cui però 17 sono la reale perdita dei giocatori. Di questi 17, 8 miliardi e mezzo nel 2012 sono andati allo Stato. Ci sono 160.000 posti di lavoro, quindi nella crisi generale che c'è, economica, noi ce la prendiamo con il settore del gioco dove creiamo 160.000 disoccupati, lo Stato rinuncia a 8 miliardi e mezzo di entrate. E questo è un punto di vista, e poi noi abbiamo realizzato anche un filmato, questa è una testimonianza che vogliamo farvi vedere sull'altro aspetto, quindi sui danni umani che provoca questa economia del gioco. Vediamo. Era un gioco di carte, ma con le carte sono rimasto nell'occasionalità, nella capacità sempre più rara, ma di poter dire basta. Le slot mi hanno impedito questo, sono caduto su quel tipo di dipendenza. Da là ho fatto veramente tanta fatica ad uscirne, praticamente avevo 24 ore il pensiero rivolto a loro. Se si fa un calcolo, sono riuscito a mettere 3.000 e rotti euro in una macchinetta e si sa perfettamente che è impossibile che quella stessa macchina possa renderti la stessa cifra. Il meccanismo che spesso e volentieri ci lascia intrappolati nella dipendenza dal gioco d'azzardo è la prima vincita che porta una sensazione quasi di onnipotenza, diventa un delirio di onnipotenza. A un certo punto si fa terra bruciata intorno, si tocca il fondo. Nel momento in cui ci si rende conto dove si sta andando e quanto è grande la percentuale di dignità che si sta buttando via, forse la cosa migliore da fare è rivolgersi all'associazione. Non è la cosa più facile del mondo convivere con un padre o con un marito o con una moglie o con un figlio che è caduto nella dipendenza del gioco d'azzardo. All'interno dell'associazione Giocatori Anonimi ci sono anche delle stanze, dei programmi appositi per i familiari del giocatore, così almeno anche in famiglia si può capire che non è, come spesso si dice, un vizio, ma una vera e propria malattia. Allora siamo in chiusura, però una domanda per chiudere. Cesare Lanza, Sandra Cecchi, con questo vi saluto. Fa abbastanza lo Stato per i malati cronici di gioco? Se vuoi chiudere con buon senso, meglio che rispondo io per primo. Allora, non è che fa abbastanza, sì, no? Non è che fa abbastanza, fa di più, perché c'è una esagerazione, una speculazione assurda. Sandra Cecchi, i malati sono 7.000, non corrispondono alle cifre che vengono sui dati. Sui dati ci sono, non sono 7.000. Io credo che lo Stato non abbia fatto praticamente niente fino a quando a gennaio la ludopatia è stata inserita tra le malattie curabili con servizio sanitario. Poi ci sono state le reti di associazioni come questa che abbiamo come Giocatori Anonimi. Allora, noi adesso su questo discorso, che evidentemente è ancora molto aperto e andrebbe affrontato a lungo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani. Non giocate col vostro denaro, col denaro non si gioca, perché se giocate col vostro denaro qualcuno giocherà con voi. Non lasciate che giochino col vostro denaro.